chiamo, come te l'ho detto, proprio Bella Stefano, faccio parte di EDALAB SRL. EDALAB è un progetto spin-off dell'Università di Verona che ha maturato ormai 7 anni di attività nell'ambito industriale embedded, e sono qui per parlarvi appunto di quella che è la nostra visione per l'evoluzione incrementale di prodotto inteso come apparato industriale. Nel corso della presentazione inizierò con il caratterizzare quello che noi intendiamo essere la classe di prodotti a cui si applica la nostra architettura, vedremo le motivazioni che spingono i nostri clienti a chiederci l'innovazione del loro prodotto ed infine parlerò dei macro blocchi che compongono la nostra architettura ideale. Come prodotto industriale embedded noi intendiamo un macchinario come potrebbe essere per esempio quello che abbiamo visto nel talk precedente, ma anche cose più diciamo dal ciclo di vita consolidato. Un prodotto in uno specifico ambito potrebbero essere sistemi di saldatura, sistemi di marcatura, logiche di controllo, circuiti elettronici, ma anche pneumatiche, motori. Insomma, la caratteristica abbastanza vincolante per noi è che sia vincolante per l'architettura è che sia basato sul microcontrollore e che abbia un ciclo di vita già ben definito e consolidato, altrimenti se stiamo parlando di prototipi o prodotti artigianali, la nostra architettura, come vedremo, non si applica molto bene. Quindi in generale lo schema dell'oggetto con cui abbiamo a che fare è questo: c'è una logica di controllo centrale basata sul microcontrollore, la parte in basso sono tutti quei circuiti di attuazione, movimentazione, sensori che ci danno feedback dal campo e cose di questo tipo. L'interazione con l'utente in apparati di questo genere di solito è piuttosto scarna. Pensiamo all'industriale, abbiamo display a segmenti, display a caratteri e interfacce di comunicazione, al limite abbiamo seriale, Modbus, Ethernet nelle versioni più evolute, ma difficilmente abbiamo cose più di alto livello. Importante è capire che la logica di controllo della circuiteria risiede sul software che gira sul microcontrollore. Noi comunque da lì non sposteremo quello che è il funzionamento del sistema. Il software che gira sul microcontrollore ha delle caratteristiche che bene o male possono essere racchiuse e accomunate dal fatto che di solito è scritto in C, al massimo in assembler, è scritto ad hoc per la funzione specifica, cosa intendo? Che non ho grosse librerie di parti generiche. Le capacità di calcolo che ha quell'oggetto sono tagliate apposta per assolvere la funzione per cui è stato progettato. Non ho margine per mettere algoritmi più complessi per far evolvere il mio sistema lì sopra. Le problematiche quindi di questi settori, visto che appunto non ci siamo calati in un settore particolare, siamo molto trasversali rispetto a quello che è il mercato dei nostri clienti, e quindi le competenze per aggredire il software e il sistema basato sul microcontrollore sono altamente settoriali. Abbiamo, come già detto, forti vincoli di specifica e quegli oggetti, come ben sapete, cioè il debug di oggetti di questo tipo è sempre qualcosa di ostico, o comunque faccio fatica a portarmi in casa l'intero macchinario, posso creare dei simulatori, ma non è così semplice. Abbiamo degli esempi degli apparati su cui abbiamo lavorato, in particolare in basso a destra abbiamo un sistema di marcatura nel quale abbiamo cambiato la parte di interazione da quella tastiera a un display touch da 7 pollici. La parte di sinistra invece in basso sempre abbiamo un sistema di saldatura che vedremo anche nel seguito delle slide. I nostri clienti, come già detto, hanno questi prodotti che sono già inseriti nel loro mercato di riferimento, hanno i loro contatti di vendita, insomma una filiera di assistenza e tutto quanto. Perché vengono a chiederci di cambiare ed evolvere il prodotto? L'abbiamo visto anche un po' nei talk precedenti, quali sono le motivazioni, qui cerco un po' di riassumerle. Per esempio sono leader del settore e quindi cerco di portare avanti quella che è la qualità del mio prodotto rispetto a quelli che possono essere i miei competitors, perché al contrario non sono leader del mio settore ma voglio aggiungere funzionalità al mio sistema per guadagnare quote di mercato. Un'esigenza sempre più sentita è l'apertura verso nuovi mercati, parliamo di internazionalizzazione intesa non solo come a livello europeo ma globale, Cina piuttosto che India, Giappone. E poi un motivo che riteniamo abbastanza importante è il trend del calo del costo dell'hardware, non solo come silicio, cioè non solo il chip è più potente e mi costa meno, ma proprio tutti i livelli di progettazione delle mie schede possono essere fatti con minori tempi e soprattutto minori costi. Anche produrre delle schede di test mi costa molto meno. La tendenza è quella che i costi si stiano
battendo. Un altro aspetto molto importante è la potenzialità di utilizzare strumenti software di alto livello, sufficientemente generici e appunto complessi da poter gestire le funzionalità grafiche evolute, ma non solo. Il framework Qt, come abbiamo visto anche nell'introduzione generale, non si tratta solo di grafica, ma copre tutto uno spettro di soluzioni che vanno dalla potenzialità di rete, archiviazione, insomma, e quant'altro. Tutti questi motivi portano i nostri clienti a chiederci questa innovazione, questa evoluzione del loro prodotto. Ora che abbiamo chiaro, un'altra slide abbastanza importante è questa, diciamo chiarificativa. Qui si tratta dell'oggetto che abbiamo già intravisto in precedenza, un inverter di saldatura. Il nostro cliente è venuto da noi chiedendoci, dicendoci questo, portandoci questa problematica. Io mi trovo in fiera, sono magari in Germania nel mio stand, il mio prodotto va benissimo, funziona bene, sono 10-20 anni che è così, che faccio customizzazioni per i clienti e si trovano tutti molto bene, però nelle fiere non riesco a proporlo a nuovi clienti perché la mia interfaccia di utilizzo del sistema è questa. Un visore a caratteri, molto ridotto, ci sono dei tasti meccanici, in ambito industriale è normale trovare oggetti di questo tipo. Quello che ci ha chiesto è di portare questo sistema ad una versione più smart e noi abbiamo creato questa applicazione che non ha una grafica estrema come magari quella che abbiamo visto in precedenza, però è composta da pulsanti, ci sono degli elementi che possono essere trascorsi tramite slide ed ha un'interazione molto più intuitiva. L'effetto smartphone che cito qui è perché ormai non solo i nostri clienti ma anche gli utilizzatori finali di questo sistema hanno familiarità con praticamente cellulari, sistemi di questo tipo, l'interattività touch. Si parlava anche prima di convergenza dei vari sistemi, questo ne è un esempio, cioè portiamo la user experience di uno smartphone su un apparato prettamente industriale. Ora che abbiamo capito che c'è una necessità, che noi abbiamo visto questa necessità in molti settori industriali, vediamo qual è la nostra proposta per far evolvere questi prodotti. L'idea a cui uno potrebbe pensare in prima battuta è, come ci ha proposto, come ci ha spiegato il collega prima di Belco, riprogetto il mio sistema, cut-off tecnologico, butto via quello che avevo, o gran parte di quello che avevo, riprogetto il mio hardware da zero, scrivo del software altamente ottimizzato, preciso, perfetto, ok, nessun problema, se non i tempi. Lo citava giustamente lui, anche il collega in precedenza, che i tempi possono dilungarsi molto. Ora, se si riescono a mantenere certi vincoli, se si riesce a mantenere un ottenimento di prodotto, non è un problema. In alcuni casi potrebbe diventarlo. La soluzione che proponiamo noi, invece, punta sull'evoluzione del prodotto, cioè da parte, il know-how, il tuo core business, lo tieni così com'è, il saldatore funzionerà ancora allo stesso modo, il sistema di marcatura, la sua logica sarà ancora la stessa, solo che noi andremo ad evolverlo per la parte, diciamo, di funzionalità che tu ci richiedi con un sistema che andiamo ad accoppiare. In questa slide l'ho semplificato con un sistema on chip, giusto per distinguerlo da microcontrollore, cioè per avere appunto un raffronto semplice anche a livello di termini. Con un sistema on chip intendiamo un sistema di quelli che si trovano attualmente in commercio, basato su CPU ARM, multicore, di solito hanno a bordo anche degli acceleratori grafici appunto per poter utilizzare gesture e quant'altro. Sono disponibili un sacco di interfacce di comunicazione diverse, io ho citato Ethernet e Wi-Fi, ma pensiamo anche a Bluetooth, Zigbee, insomma, tutto quello che ci può venire in mente. Come software, noi siamo soliti utilizzare Linux Embedded nelle sue varie declinazioni, di solito usiamo Yocto, Open Embedded, ma abbiamo anche esperienze di altri ambienti, LTIP, insomma, cose di questo tipo. Anche rispetto all'hardware riusciamo ad essere abbastanza trasversali, infatti abbiamo implementato architetture di questo tipo su Freescale, Atmel, NXP in particolare, appunto Freescale lo ritroviamo anche qui e non sarà un caso. Lo schema generale della nostra architettura quindi diventa questo: abbiamo a destra la parte di microcontrollore che sovrintende alla logica, alla meccanica, alla pneumatica del nostro sistema industriale. Nella parte di sinistra invece il nostro nuovo componente assolve tutte quelle funzionalità che sono richieste dai nostri clienti. Viene citate solo, ho cercato di riassumere il più possibile, dall'archiviazione su dispositivi esterni alla remotizzazione. Benchmark evoluta è il primo, diciamo, punto in cui noi entriamo con la nostra architettura, ma poi, come vedete, i servizi che possono offrire oggetti di questo tipo sono molti altri. Mi preme sottolineare che la logica di controllo è rimasta sul microcontrollore.
il componente che collega i due mondi è quello che gli viene indicato come protocollo di comunicazione legacy, che vedremo nel dettaglio più avanti. Passiamo adesso a definire un po' quella che è la nostra architettura a livello di moduli software, cioè di quali componenti si compone appunto l'interfaccia o l'applicazione tutti che andremo a definire. Mi preme precisare alcuni concetti, visto che questo non è un talk prettamente tecnico, vorrei dire insomma quelle che sono le caratteristiche principali che utilizzeremo dell'SP. Il modello Model View Delegate come declinazione del modello MVC, non so se avete esperienza, cioè se qualcuno ha già usato, letto la documentazione di Qt, questo è il MVC visto dal lato Qt. Una macchina stati, perché dal nostro punto di vista nessuna applicazione grafica che abbia una certa complessità può prescindere dall'avere una macchina stati, in questo caso utilizzeremo sempre lo State Machine Framework messo a disposizione delle Qt. E sarà banale dirlo ad una conferenza Qt, però Signal e Slot semplificano molto quella che è tutta la gestione dei dati e delle dipendenze che questi possono avere all'interno della nostra applicazione. Passiamo ora a vedere un po' più nel dettaglio la nostra applicazione tipo basata sulla ristrutturazione che abbiamo visto in precedenza. Supponiamo di avere un dato che ci arriva dal campo, un sensore, so che l'icona è molto simile a quella che avete visto prima, ma non è il sistema piccino di cui sto parlando, ok? E questo sensore ci comunica un dato tramite microcontrollore e sul protocollo proprietario noi riusciamo a farlo entrare nella nostra applicazione tramite il componente che viene chiamato Legacy Connector. Questo componente wrappa quelli che sono un po' le vecchie interfacce seriali o Modbus che potevano essere presenti in precedenza, eventualmente si vanno un po' ad aggiungere messaggi, ma insomma la parte di modifica rimane comunque molto minima e confinata solo a quella parte, e prepara i dati per quello che è il vero e proprio modello di dati, cioè da un flusso di byte e di messaggi andiamo a costruire strutture dati, classi praticamente, in maniera molto più agevole per essere poi utilizzate dal livello di presentazione. A livello data model creiamo i cosiddetti delegate, list delegate, insomma chi lavora un po' con i Qt sa di cosa sto parlando, ma comunque sia, è il nostro accentratore di dati del sistema. Lì vengono riproposti tutti quelli che sono i valori che arrivano dal sistema sul microcontrollore. Il livello di presentazione ovviamente gestisce tutta l'evoluzione della parte grafica. A fianco a questo, in maniera assolutamente trasversale, abbiamo il livello state machine, perché la macchina statica che andiamo a implementare di solito non regola solo il flusso, l'alternanza delle schermate, ma anche i vari stati del protocollo. Nel dettaglio dei vari componenti possiamo dire che nel legacy connector tendiamo ad utilizzare le classi specifiche di Qt per quanto riguarda la porta seriale. È vero che se abbiamo a disposizione un sistema che comunica in Ethernet possiamo starci di livello e a questo punto utilizzare socket o quant'altro. Comunque il framework Qt ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche a questo livello, che è il più basso della nostra architettura. Il modello dei dati, come già detto in precedenza, è quello che un po' astrae la visione dei dati di basso livello e li rende funzionali a livello di presentazione. In questo caso le classi delegate sono fondamentali, laddove poi andremo ad utilizzare widget o QML, che comunque è la tendenza del momento che per quanto riguarda il framework Qt. Il livello di presentazione può essere, di solito noi lo scriviamo in QML, appunto, anche perché l'hardware su cui lavoriamo, nonostante sia embedded, come detto in precedenza, ma embedded in senso un po' più smart rispetto a quello che è l'ambito industriale classico, non parliamo di microcontrollori ma di CPU multicore. E in questo caso appunto possiamo utilizzare tutte le funzionalità messe a disposizione da QML, e soprattutto l'evoluzione delle schermate viene controllata dalla state machine. Questo ci semplifica di molto i vari controlli, sia nei flussi delle schermate ma anche di stati interni al protocollo legacy. Lo state machine framework in particolare è molto semplice da utilizzare, non so se avete esperienza di questo, ma è proprio qualcosa che ti permette di scrivere macchine a stati che hanno la loro complessità, perché non stiamo parlando di macchine a stati finiti ma macchine a stati che hanno stati gerarchici o paralleli, comunque sia è un qualcosa di abbastanza potente, non abbiamo mai trovato limiti in questo senso. Per concludere, forse sto addirittura anticipando i tempi, non so se
Comunque, per concludere, possiamo dire che l'architettura che abbiamo esposto così molto brevemente, per sommi capi, rimane trasversale rispetto ai settori applicativi dei nostri potenziali clienti. E questo ci fa essere appunto generali e multisettoriali, possiamo aggredire qualsiasi tipo di cliente ci venga a richiedere un'evoluzione di questo tipo, nel senso che noi non andiamo a mettere mano in quello che è il suo core business, noi facciamo consulenze, praticamente lavoriamo per consulenze, stiamo sviluppando qualcosa internamente in ambito domotico, ma sono ancora progetti un po' allo stato embrionale. Come altro vantaggio dell'architettura proposta, il valore aggiunto che hanno feedback che abbiamo dai nostri clienti, ma anche dagli utilizzatori poi finali del sistema, è facilmente percepito, perché la parte di interazione con il nostro sistema fa un salto generazionale non indifferente, pur, lo ripeto ancora, mantenendo la parte legacy, la parte core inalterata. E la scelta di Qt è stata motivata dal fatto che Qt semplifica lo sviluppo, come avete potuto vedere, in tutti i livelli dell'architettura proposta. Non c'è il framework è talmente potente, ha raggiunto un livello di maturità e di espressività tale che non può assolvere anche parti che non siano solo grafiche, ma appunto anche più di basso livello. Pensiamo di essere sulla strada giusta, anche perché abbiamo visto che qualche produttore di hardware, ad esempio Freescale, sta iniziando a proporre architetture multiprocessore asimmetriche. Cosa intende con questo? Con questo si intende dire una multicore dove c'è una parte di microcontrollore e una parte più potente, insomma, di general purpose. Su questi sistemi possono girare entrambi i sistemi operativi, un sistema real time stretto e un Linux embedded. E pensiamo che sia proprio questa la strada giusta, anche perché abbiamo visto con alcuni dei nostri clienti che la parte embedded, la logica che sta sul microcontrollore, non è sempre detto possa essere portata su un sistema più potente. Maggiore potenza non vuol dire per forza maggiore espressività, può essere che alcune funzioni sono state scritte ed ottimizzate per quel particolare micro, e se ci metto un Linux embedded non rispetto più i miei vincoli specifici. Con questo ho concluso, sono stato molto, molto breve. Se avete domande, se... Ci sono domande? Posso dirvi che abbiamo implementato questa architettura su tre prodotti in particolare, come abbiamo visto, un sistema per la saldatura, un sistema di marcatura, e adesso abbiamo in corso anche un apparato, un nostro cliente che fa forni per la panificazione, quindi insomma ambiti molto diversi. Avevamo avuto contatti con un'altra ditta che lavorava nel campo delle bilance di precisione, anche lì poi insomma il progetto non è partito, ma insomma non so. Domande che forse forse all'inizio non ho aperto un attimo. Che tipo di hardware utilizzato, cioè come scheda embedded, roba commerciale, roba sì, fatta da no, però... noi, beh, allora diciamo che se il nostro cliente ha particolare esigente, utilizziamo l'hardware che possiamo disegnarlo insieme, insomma abbiamo esperienze anche di layout o cose di questo tipo, ma tipicamente il nostro software sta fuori dalla parte, sì, no, certo. E quindi no, utilizziamo board Freescale tipo IMX, le abbiamo utilizzate e ci troviamo abbastanza bene perché sono molto performanti. Atmel, la serie T9169X 25-35, in generale quella serie è un po' meno performante, ma comunque riesci a far girare QML senza grossi problemi. Lì molto dipende dal nostro cliente, dall'idea di budget che ha e da chi si appoggia per la realizzazione dell'hardware. Noi principalmente siamo una ditta software. Sì, abbiamo delle partnership con chi fornisce l'hardware, ma spesso ci capita che il cliente voglia già quella piattaforma per qualche sua esigenza. Quindi il porting di Linux preoccupate voi? Sì, noi ci occupiamo dello strato software. Sì. Sistema sì. Operativo fino certo, a Qt, certo, insomma. Certo. Grazie. Prego. Domande? Ok, a questo punto però vi farei una che non conosco gli Atmel, gli AT9169, gli LPC, così. Parlando di QML che
GPU grafica c'hanno? No, Qt4, quindi sì, non hanno un coprocessore, lì c'è un po' da... Stiamo infatti lavorando anche per questo, perché sì, non ho citato le versioni di Qt perché comunque volevo rimanere abbastanza generico sul framework, ma come magari sapete c'è stato un salto non indifferente da Qt4 a Qt5 per quanto riguarda la parte QML, nel senso che Qt5 è richiesta una parte di accelerazione grafica, cioè altrimenti se non supporti almeno uno standard DGL che sia per embedded system, insomma non puoi farti girare per bene. Però The Port Free Scale ce l'hanno anche su la serie IMX6, anche su il diciamo layout di fascia più bassa al suo bel processorino, insomma, non ci sono problemi. Beh, se non ci sono altre domande, ringraziamo Stefano per il suo intervento.